amici telespettatori di Swiss World TV e calcio.com, un buongiorno da Axel Paderni e un bentornati presso la nostra redazione. Ricordiamo che lo scorso sabato si è giocata allo stadio Lido di Locarno la partita amichevole tra Football Club Locarno e AC Bellinzona, che ha visto i Granata imporsi per 3-0. Do un caloroso benvenuto anche a mister Max Cocomazzi, che ammetto che mi è un po' mancato in telecronaca. Saluto a tutti gli spettatori di Swiss Sport TV. Come ho detto, mi sei mancato effettivamente. Questa telecronaca da sola senza la mia spalla tecnica non è stata facilissima. Sì, purtroppo il Covid mi ha condizionato in quest'ultimo periodo. Fortunatamente sono asintomatico, ma l'isolamento mi è dovuto toccare. Mister, hai potuto vedere la partita a distanza, come hanno potuto permettere i mezzi. Che impressione ti sei fatto? Sì, la partita l'ho guardata, ho avuto fortunatamente l'occasione di poterla guardare a distanza. Allora, la prima cosa che è balzata un po' all'occhio, diciamo, era la condizione del terreno di gioco, che soprattutto per quelle che sono le condizioni tattiche di Mr. Ebi del Bellinzona, ha limitato un po' questa situazione. È stata una partita abbastanza interessante. Certo, c'è da tenere conto che il Bellinzona arrivava da 3 settimane di preparazione atletica o comunque di preparazione al campionato, il Locarno da 2. Sono due squadre di livelli totalmente differenti, quindi era chiaro che poteva alla lunga nei 90 minuti notarsi questa differenza. Il Locarno ha fatto i primi 20 minuti bene, poi alla distanza ha anche un po' pagato questa differenza che era giusto che si dovesse vedere. Ovviamente quasi 4 categorie di differenza non sono poco, però come hai detto tu, per i primi 20 minuti il Locarno comunque ha dimostrato un buon calcio, ha avuto una strategia che comunque ha teso la squadra a chiudersi difensivamente per poi fare delle buone ripartenze e per poco, tra virgolette, non arriva magari un colpaccio iniziale. Qualche occasione ce l'ha avuta, non importantissime, però devo dire che qualche occasione ce l'ha avuta con i suoi attaccanti. Parlando invece della prestazione del Bellinzona, ovviamente è stata una partita amichevole. Abbiamo visto nel primo tempo una squadra, nel secondo tempo un po' largo a tutte le riserve. Però come ti è sembrata la prestazione di Oscar Correa? È entrato molto bene, secondo me, pur essendo lì da 3 settimane nelle indicazioni, negli schemi tattici di EB. Forse quello che gli manca ancora un pochino sono quelle che chiamiamole le sintonie con la punta, che è Cortellezzi, però per il resto si è comportato molto bene ed è entrato bene in quelle che sono le indicazioni del nuovo mister, pur arrivando appunto da Chiasso. Giusto, un attimo tornando invece alla formazione del Locarno, io penso che sia stata una buonissima prestazione. Se queste sono le premesse, io direi che il campionato di Terza Lega, che già nel girone d'andato è stato veramente molto interessante, che vede appunto 3 formazioni appaiate in testa a 31 punti e il Locarno a 29. Io penso che, come ha detto il nostro direttore Walter Savigliano, il girone di ritorno, ogni gara sarà una vera e unica battaglia. Sì, certo, è chiaro che si è rinforzato molto anche con gli ultimi acquisti, per esempio Tirelli dal Mendrisio. Inoltre ho notato che ha inserito molti giovani anche nel secondo tempo, soprattutto allievi A del primo anno, quindi c'è probabilmente anche una prospettiva futura, spero, per loro, ecco, per questi giocatori. Bene, amici telespettatori di Swiss World TV e calcio.com, abbiamo il piacere di avere qua
Norman Peiretti in collegamento da Bolenzone. Intanto un caloroso saluto anche a te. Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene, Norman. Grazie, anche noi. Volevamo chiederti un attimo un parere sull'amichevole di sabato giocata dal Bellinzona contro il Locarno. Una vittoria per 3-0. Ovviamente è stata una partita di preparazione perché, ricordiamo, il campionato riparte il 20 di febbraio. Sì. No, allora già sappiamo che... ci siamo allenati tante volte, due volte al giorno durante una settimana, quindi era la terza settimana, eravamo, come si dice, stanco, però abbiamo fatto una bella partita, diciamo, sul piano mentale, perché non era facile di venire a Locarno, sai, per tutti, a fare il viaggio, e abbiamo visto un campo molto difficile. Però ci siamo detti che non dobbiamo vedere questo e lavorare sul piano fisico e sì, e fare lavorare la macchina e vedere come ci troviamo sul campo. E sì, possiamo dire che è una bella vittoria per la prima partita di 2022. È certo che c'è un po' di cambi e dobbiamo avere automatismi, però lo sappiamo che lavoriamo tanto e bene, quindi vediamo le prossime partite. Per i primi 20 minuti Locarno vi ha messo un po' in difficoltà, hanno dimostrato un buon gioco e tutto sommato, nonostante le quattro categorie di differenza, all'inizio non si è vista tanto la differenza, poi ovviamente la differenza si è vista ed è stata... Sì, sapevamo già che c'è qualche giocatore che hanno giocato a Bellinzona, quindi eravamo tutti pronti a fare una bella partita e... In questo nuovo calcio, nel 2022, tutti possono vincere contro tutti. Si vede anche in Coppa in Francia, si vede anche in Coppa in Italia. Quindi è normale che a volte c'è un po' di occasione per l'avversario. Però non penso che eravamo più forti di noi. Però ci siamo allenati tante, anche per quello che eravamo forse un po' stanco. Però il gioco dobbiamo dire che l'abbiamo avuto. Parlando un po' del proseguimento della preparazione, ricordiamo che sabato incontrerete lo Young Boys, poi il sempre sabato 12 invece incontrerete magari un avversario più facile che è il Mendrisio, e poi il 20 riprenderete il campionato in casa contro il Basilea. No, quella prossima partita sarà molto importante perché un avversario molto buono, diciamo che c'è tanti giocatori buoni, giovani, che vengono dalla formazione di IBE e che sono forti sul piano atletico, tatticamente e tecnicamente. Quindi sarà una bella partita per vedere il nostro livello di tutto, di fisicamente e tecnicamente, e fare vedere anche, fare giocare i nuovi giocatori che devono adattarci, no? Dopo, secondo me, saremo più, come si dice, più pronti per fare tanti forti e forti. Come ti sei trovato con il nuovo innesto di Oscar Correa? Comunque si vedeva bene che la squadra, soprattutto sulle fasce, girava molto bene. Sì, è vero che davanti siamo molto creativi, che abbiamo un po' i stessi qualità di provocazione, di creatività e atletiche. Quindi abbiamo questa forza, diciamo, anche con Cortellezzi, che davanti la porta sappiamo com'è. Quindi a noi di fare la differenza sulle facce e metà campo. Però secondo me ci siamo trovati bene. Anche all'allenamento non c'è un problema di... No, secondo me è un bel trasferto. Bene, Norman, io ti ringrazio di cuore per essere stato a nostra disposizione. Scusami per il mio italiano, che devo ancora imparare. Sicuramente tu parli meglio italiano di quello che parlo francese. È vero. È ovvio. Bene, amici telespettatori di Swissport TV e Calcio.com, ringraziamo Norman Peiretta e ci vediamo nel proseguo dei programmi di Swissport. Grazie, buona giornata. Alla prossima. Ciao, ciao.